È la palestra a cielo aperto di tanti ciclisti professionisti e non solo. Una salita che ha forgiato le gambe dei vari Vanotti, Ghisalberti e, in tempi più recenti, di Davide Villella, delle sorelle Fidanza, dei fratelli Consonni e di tanti altri. E, da 41 anni a questa parte, è l'iconica conclusione di una gara prestigiosa come il trofeo MP Filtri, classica della categoria Elite Under 23 organizzata dall'Unione Ciclistica Pessano. Insomma, amici di BCTV, un saluto da Roberto Maglio e benvenuti a Pessano con Bornago, in provincia di Milano, per il tradizionale appuntamento con la Pessano Roncola. In palio, come detto, c'è il 41esimo trofeo MP Filtri, azienda legatissima al mondo del ciclismo, che ospita, come da tradizione, le operazioni preliminari. In palio c'è anche il 29esimo trofeo Ivo Galvanica e l'ottavo trofeo CIE International. Ma diamo la linea a Valerio Villa che, grazie alla presenza di un ospite, ci introdurrà direttamente all'evento. Ed eccoci qui, siamo con Maurizio Lodigiani in rappresentanza dell'UCI Pessano, un'altra grandissima giornata di sport, la Pessano Roncola, una grande manifestazione. Sì, buongiorno a tutti, è la 41esima edizione dell'MP Filtri, lo spazio che ci ospita, per noi è la corsa più importante, tra l'altro noi l'anno prossimo come UCI Pessano festeggeremo il 50esimo anno di età, diventiamo veramente grandi e questa corsa per noi è importantissima, tant'è vero che mobilita 135 persone per poterla effettuare tra i carabinieri, la polizia, le motostaffette della Martesana, tutti i volontari dell'UCI Pessano e siamo felici anche perché è una corsa ormai da anni internazionale e con partecipazioni di nazionali estere, Under 23 ed Elite e quindi per noi è il fiore all'occhiello e rimane tale. Una cosa che è davvero molto interessante è che mai come in questi periodi si può dire che il ciclismo è il miglior sport per promuovere il territorio, perché davvero tu porti i campioni fuori casa e questa è una grande occasione per appunto promuovere i nostri paesi, le nostre terre e le attività che appunto sono adesso collegate, immagino. Assolutamente sì, lo vediamo con gli sponsor che si dice che c'è crisi e che in altri sport purtroppo c'è tanta fatica per trovare gli sponsor, noi in UCI Pessano abbiamo ancora la fortuna di avere degli affezionatissimi sponsor come l'MP Filtri, la CIE, la Ivo Galvanica che è un nostro sponsor istituzionale e tanti piccoli sponsor proprio delle aree. Tra l'altro noi abbiamo la fortuna di resistere da 49 anni e concentrare diciamo anche dai più piccolini, abbiamo una squadra di giovanissimi dai 6 anni in poi grande, veramente grande, decine di persone, dai paesi intorno perché purtroppo molte squadre nei paesi intorno sono un po' tramontate, hanno meno forza, noi teniamo duro da questo punto di vista. E tengono dure come, visto che quest'anno l'UCI Pessano ha anche organizzato il campionato lombardo degli esordienti. Interessante però come l'idea di un ciclismo di zona che travalichi i confini del singolo comune venga in qualche modo espressa anche da questa prova in linea che nei suoi 150 km tocca le province di Milano, Monza Brianza, Lecco e Bergamo. Ovviamente ancora più diffusa è la provenienza dei 28 team che animeranno la competizione. Ai per così dire padroni di casa la MBH Colpack Balanci SB, della Named Sport MI Impianti, della Scuola Ciclismo Valle Seriana e del team Mazzola si affiancano i ragazzi stranieri della nazionale ucraina, del team Zappi, del Kilda Cycling Club, della PC BX Ebre, oltre a quelli delle formazioni italiane Pedali Scaligero, Sissio Team, BS Carrera, Bologna Bike Academy, Borga Cycles, Rostese, Gallina Lucchini Ecotech, Garlaschese, General Store, Opla Petroli Firenze Don Camillo, Onec Team, Overall Tre Colli, Petrucci Park Pre Team Arias, Trentino Cycling Academy, Unione Ciclistica Pregnana, Verte Matese, Velo Club Mendrisio, Work Service Group Vital Care, Zalfor Mobile Desire Fior e Tech Knives in Emilia Romagna, che schiera il vincitore uscente Luca Cavallo, uno dei favoriti d'obbligo della vigilia.
Luca Cavallo, ma ovviamente non solo lui, ci sono nel gruppo forte di 180 partenti tanti scalatori che possono sognare in grande in cima alla Roncola. Ne vediamo alcuni qui schierati in via Primo Maggio a Pessano con Bornago all'esterno dell'azienda MP Filtri. Tutto è pronto, vediamo con la bandiera dallo start l'ex ciclista e ora apprezzato direttore di corsa Marcello Bertossi, così come davanti al gruppo ci sono le tre miss con la loro femminilità e pronte a dare il via ci sono il sindaco di Pessano con Bornago Alberto Villa e il tuttofare Massimo Sottocorno, sponsor ma anche presidente dell'UC Pessano. Ed è un comitato d'onore importante quello che collabora nell'organizzazione del 41esimo trofeo MP Filtri. Abbiamo già citato Massimo Sottocorno, così come Alberto Villa, sindaco di Pessano con Bornago, ma in prima fila c'è anche l'amministrazione della Roncola, comune della provincia di Bergamo, sede di arrivo, oltre ai vertici societari della Ivo Galvanica, della C International, della MP Filtri, ovviamente, e della società ciclistica UC Pessano. Abbiamo già nominato anche il direttore di corsa Marcello Bertossi che sarà coadiuvato da Stefano Ravanelli, poi il collegio di giuria composto da Francesco Lapia, Valerio Arosio, Linda Bottoni, Cinzia Bolzan e Stefano Pavignano che è il giudice in moto. Lo ha già fatto Maurizio Lodigiani, ma ovviamente l'organizzazione tiene a ricordare le 135 persone che in questa domenica di luglio si sono messe a disposizione della società per regalare al territorio una giornata di grandissimo sport, tutto a livello volontario, da chi è sul percorso con le bandierine a chi invece ha inforcato la sua motocicletta per scortare gli atleti che intanto stanno percorrendo le prime fasi di gara. Si tratta di un circuito pianeggiante da ripetere 6 volte tra Pessano, Caponago, Cavenago, Cambiago, Gessate e ritorno a Pessano. Ci saranno anche dei traguardi volanti da disputare e in questa prima fase di gara totalmente pianeggiante hanno preso il largo 7 atleti. Cerchiamo di riconoscerli. C'è Elia Cassani, giovanissimo milanese, forse il più giovane del gruppo essendo nato a fine dicembre del 2005, che quest'anno a Montanara di Curtarone si è laureato campione lombardo degli Under 23. C'è anche un altro milanese di Parabiago che non ha bisogno di presentazioni, Andrea Montoli, BS Carrera numero 25, atleta nato, come detto, nel 2002, campione italiano juniors nel 2020 e reduce da 4 anni nel development team dell'allora Eolo Cometa. Intanto vediamo il gruppo che li sta inseguendo, questi 7 battistrada trainati dal team Colpack Ballan. Andiamo avanti nel riconoscimento dei 7 battistrada, c'è Vladimir Milosevic, General Store, niente meno che il campione nazionale serbo degli Under 23, lui che è nato nel 2004 ed è la seconda stagione in questa categoria. Poi c'è Pietro D'Apporto, Tech Nipes in Emilia Romagna, il faentino al primo anno in categoria che si accinge a festeggiare tra l'altro i suoi primi 19 anni, quindi tanti auguri in anticipo. C'è il 133 Francesco Lonardi, Trentino Cycling Academy, veronese, classe 2004, alla sua prima stagione con il team Trentino, lui che viene dalla area cycling. Poi col 155 Manuel Capra, Work Service, a proposito di Trentini, lui è nato a Carzano ed è cresciuto in quella fucina di talenti che è il Veloce Club Borgo, società che organizza anche la Coppa di Sera, la Coppa d'Oro e la Coppa Rosa, che sono, diciamo così, dei campionati italiani d'autunno, possiamo chiamarli così, anche se si disputano a inizio settembre. E poi col 164 chiude il gruppo Andrea Guerra della Zalf Euromobil Desire Fior, vicentino di Valli del Pasubio, al terzo anno nella formazione dei patron Lucchetta e Fior. Quasi erroneamente noi abbiamo detto che la fuga stava prendendo il largo, ma a dir la verità proprio largo non è, nel senso che il gruppo trainato di volta in volta dall'Energy Team, dal team Colpack Ballan e da altre formazioni
sta tenendo i 7 battistrada a tiro. Il vantaggio non supera mai il minuto e 15 secondi, segno che le formazioni degli scalatori vogliono fare la loro corsa sulla salita finale della Roncola. Eccola qua, infatti, la Named Sport lì davanti a tutti con ben 4 maglie a tirare il plotone. Per questo motivo, nonostante gli sforzi dei 7 battistrada che si stanno anche dividendo quasi equamente i traguardi volanti, il loro margine di vantaggio non supera mai i 90 secondi. È una situazione di gara abbastanza, diciamo così, congelata, anche se la giornata è calda e avete visto il via vai degli atleti alle ammiraglie per rifornirsi di acqua. Però questa situazione, diciamo così, congelata ci permette anche di ricordare un'altra iniziativa dell'UCI Pessano, che nell'anno 2021 ha inaugurato il centro di allenamento ciclismo Bruno Pasotto. È stata una grandissima giornata alla presenza di Francesco Lamon, Jonathan Milan ed Elisa Balsamo, ed è stato inaugurato questo centro di allenamento di ciclismo dove i ragazzini più piccoli possono allenarsi in tutta sicurezza senza doversi, diciamo così, pedalare per strada a traffico aperto. È un'iniziativa che anche per questo ha fatto sì che l'UCI Pessano costruisse una sorta di, permetteteci il termine, corazzata della categoria giovanissimi, con tanti atleti sempre pronti ad allenarsi su questo bellissimo ciclodromo. Intanto abbiamo visto un altro passaggio del altro guardo volante, siamo ancora nelle prime fasi pianeggianti intorno a il centro di Pessano, e in questo caso ad aggiudicarselo è stato proprio Andrea Guerra della ZALF. Grandissima la sua annata nel 2022, andò molto forte e portò a casa anche diversi risultati. Ora invece la situazione è cambiata, siamo usciti dal circuito, stiamo già attraversando la provincia di Lecco e anzi ci stiamo avvicinando al ponte che porterà la carovana verso Bergamo. Eccolo qua, curva a destra, ponte, e siamo in provincia di Bergamo. Provincia di Bergamo che farà sì che il gruppo affronti le prime asperità di questa giornata, quindi il Villa d'Adda prima e poi l'attesa Roncola, e proprio in questa fase è cambiata anche la situazione del gruppo. Non ci sono più i 7 atleti di cui abbiamo parlato nella prima fase, c'è stato un rimescolamento delle carte. Davanti vediamo 8 atleti, il numero 4 Angelo Monister, mantovano, primo anno della MBH Colpack Ballan. Poi abbiamo il numero 61 Domenico Cirlincione, General Store, col numero 81 Andrea Colnaghi della Onec Team, numero 90 Fabio Crespi, Overall Tre Colli, col numero 100 Daniel Zarakowski del PC Bike Sebre, 129, primo anno, Filippo Omati, Tecnipes in Emilia Romagna, 166 Matteo Cettolin e il suo compagno di squadra Dennis Locke della ZALF Euromobil Desire Fior. È un gruppo anche questo abbastanza ben nutrito, abbastanza rappresentato con tutte le formazioni più importanti, però come vedete neanche in questo caso il gruppo lascia fare, perché avete visto i mezzi della scorta dell'assistenza neutrale che si sono spostati, e il motivo lo vedete in queste immagini. Prima BS Carrera e ora MBH Colpack Ballan si sono messi a scandire il passo, prima nell'agro di Almenno, tratto pianeggiante, ultimo tratto pianeggiante che precedeva l'attacco alla salita, e ora in queste prime fasi di ascesa sono proprio i ragazzi di Antonio Bevilacqua a mettersi davanti e a scandire il passo. Si sta entrando nella strettoia di Almenno San Salvatore, da qui inizierà la salita della Roncola, come vedete dalle spallate che sta dando il numero 7 Leonardo Vesco, la strada tende già a salire. In questo momento non è una salita così impegnativa, siamo intorno al 5-6% di pendenza, ma il gruppo inizia a mettersi in fila. È un gruppo ancora numeroso, perché nonostante l'andatura sia stata alta, è stata però regolare col gruppo che ha proseguito compatto. Ora la situazione è cambiata, non vediamo più, almeno Vesco ha finito il suo lavoro e sale in cattedra il numero
5 Lorenzo Nespoli, attenzione, attenzione al Brianzolo, perché già l'anno scorso fece una prestazione meravigliosa in questa competizione. Si mise, andò in fuga prima e poi si mise davanti a tirare proprio fino a questo tornante. Mancano 5 km alla conclusione. In questo tratto le pendenze tornano a salire intorno al 7-8%. L'anno scorso in questo tratto scattò Lorenzo Galimberti. In questo caso invece Nespoli sta tenendo un ritmo talmente alto da impedire azioni solitarie. Come vedete, il gruppo alle sue spalle si è assottigliato non poco, saranno una quindicina gli atleti che rimangono nel drappello di testa, ma pensiamo che la selezione sia appena iniziata. Alle spalle di Nespoli c'è il suo compagno di squadra, che è il bolognese Florian Cajamini, miglior italiano al Giro Next Gen. Ha avuto problemi di salute Cajamini ed è proprio a rientro alle corse proprio oggi, ma se è lì davanti evidentemente si trova, sta bene, anche perché già l'anno scorso si piazzò. E soprattutto, aneddoto personale, la prima volta che vidi Cajamini in azione fu nella categoria allievi, quando nel 2018 si impose nella cronoscalata da Almenno appunto ad Albenza, una località proprio qui nei paraggi. Andiamo però a ricostruire tutto il gruppo di testa, che nel frattempo si è ulteriormente assottigliato. Vediamo un altro portacolori della formazione di Bevilacqua, il numero 2 Diego Bracalente, poi col 163 c'è De Carlo Giovanni della Zalf, anche lui l'anno scorso andò molto forte alla Roncola chiudendo sul podio. Vediamo una maglia della Named Sport ed è quella di Andrea Piras. È una sorpresa a mio avviso Andrea su queste pendenze, lui è un passistone, invece se la sta cavando anche in questa salita. Abbiamo intravisto anche un'altra maglia della Zalf, molto bravo Dennis Locke, anche lui l'anno scorso su questa salita si mise in bella evidenza. Con la maglia della Technipes in Emilia Romagna non c'è, però questa è una sorpresa, Lucas Cavallo non c'è, anche perché Radio Corse in questo momento ci dice che ha avuto un problema meccanico proprio all'imbocco della salita, e quindi per a tenere in alto i colori della formazione emiliana è Niccolò Garibbo. È bella sorpresa anche per lui, è un atleta forte, ma su queste pendenze in teoria dovrebbe soffrire, in realtà è lì nel gruppo di testa. Poi risaliamo il gruppo, vediamo un'altra maglia della BS Carrera. Innanzitutto c'è Filip Grudziski e col numero 162 Cesare Chesini. Grudziski e Chesini sono due degli atleti, insieme proprio a Cajamini e anche a Nespoli, che parteciperanno da mercoledì 17 luglio al Giro della Valle d'Aosta. Quindi stanno facendo le grandi prove finali prima di questa grande corsa a tappe internazionale. In questo momento piccolo rallentamento nel gruppo, come vedete anche Diego Bracalente riesce a rimettersi lì davanti, manco a dirlo, c'è ancora Lorenzo Nespoli. Evidentemente Lorenzo non ha bisogno di prendere fiato e sta cercando di tenere un'andatura molto elevata in questo tratto. Mancano 3 km alla conclusione. In questo momento Nespoli si è spostato, se non vediamo male, e quindi toccherà a chi la vuole vincere la corsa. Quindi immaginiamo, da come abbiamo visto la competizione, Cajamini, Chesini, ci dovrebbe essere anche Grudziski. Pira sta rispondendo molto bene, Garibbo anche rimane lì, quindi bella prova, anche se siamo a 3 km dalla conclusione. In questo tratto la salita non è poi così dura, diventerà veramente impegnativa in vista dell'ultimo chilometro. Purtroppo per ragioni di sicurezza dei corridori non potremo vedere l'ultimo chilometro, però in località Carobais, lì ci sono le pendenze più alte del 9-8%. Chi vuole vincere farà lì selezione. È un po' la storia di questa salita, e come vedete infatti anche gli uomini di testa hanno rallentato il passo, perché vogliono probabilmente prendere fiato e giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo strappo. Anche per questo, come vedete, si è rimesso davanti a tutti l'inesauribile Lorenzo Nespoli. Grandissima prestazione, primo piano meritatissimo per il corridore proveniente dalla Giovani Giussanesi. Filip Grudziski sembra in rampa di lancio, così come Piras, fantastico Piras, ma poi sono tutti lì. Eccolo qua, la chiesa di Carobais, dopo ci sarà la rampa che potrebbe decidere la competizione. Come vi abbiamo detto, noi allungheremo sulla testa del gruppo e scopriremo insieme a voi chi si aggiudicherà questo 41esimo trofeo MP Filtri.
e sul rettilineo finale sbucca una maglia della Zalf, è quella di Cesare Chesini. Cesare Chesini che anticipa Florian Samuel Caiamini e Nicolò Garibbo. Quarta posizione, un incredibile rientro di Lucio Pierantozzi, incredibile cosa ha fatto il ragazzo della Work Service, che ha anticipato Andrea Piras, Dennis Locke e Filip Grudziski, che evidentemente nel finale hanno pagato lo sforzo della prima parte della salita. Quindi sul podio Cesare Chesini, Samuel Florian Caiamini, Nicolò Garibbo, poi Pierantozzi, Piras a 16 secondi, Locke, Grudziski, Giovanni De Carlo, ottavo a 28, grande rimonta anche di Luca Cavallo, nono a 30 secondi, e poi l'inesauribile Nespoli, decimo a 32. Qui gustiamoci il rallenti dall'arrivo di Chesini, e mentre vediamo anche le immagini della festa sul podio, andiamo ad ascoltare i tre ragazzi della Top 3 insieme a Massimo Sottocorno, promotore di questa manifestazione, e al sindaco di Roncola, il cicloturista o cicloamatore Andrea Rota. Una straordinaria vittoria qui alla Roncola, Pessano Roncola, un grande successo. Raccontami com'è stata la tua corsa. Ma è stata una corsa con molti attacchi, comunque noi come squadra siamo sempre stati coperti, sempre ben organizzati. E questo arrivo in salita non lo conoscevo, era molto duro, è stato selettivo e diciamo che è andata molto bene per me. Raccontami esattamente come è nata questa fuga, la dinamica di gara, come l'avete interpretata tu e la tua squadra e come sono stati anche i chilometri conclusivi. Ma abbiamo preso la salita poco distanti dalla fuga, dove comunque dentro noi avevamo Dennis Locke, e l'abbiamo ripresi poco dopo che è iniziata la salita. Dennis mi ha dato una mano sul finale e anche gli altri compagni presenti sulla testa della corsa mi hanno aiutato alla perfezione e devo ringraziarli, e così insomma alla fine abbiamo vinto. Quali sono i tuoi programmi per le prossime settimane, per il tuo futuro? Ma adesso andrò da mercoledì con la nazionale a fare il giro della Valle d'Aosta. Poi penso che mi prenderò un periodo di stacco dove programmerò al meglio il finale di stagione. Inevitabile questa domanda, a chi dedichi questo tuo bel successo? Ma sicuramente alla squadra che mi ha aspettato quest'anno dopo un inizio di stagione un po' difficoltoso per me, a Egidio Fiore e Gianni Faresin che mi hanno dato continuamente fiducia, e a tutti gli sponsor che non ci fanno mai mancare niente. Complimenti, hai fatto un grandissimo podio, è una buona prestazione, raccontami com'è andata. Sì, sono abbastanza soddisfatto, la gara è quasi di casa, abbiamo la casetta, il magazzino a pochi chilometri da qui e la squadra ci teneva tanto a fare bene, io purtroppo non sono stato bene dopo il giro, questa è la prima gara dopo il Covid e mi posso ritenere soddisfatto, comunque la forma sta ritornando gradualmente, adesso ci sono degli appuntamenti importanti in cui spero di ben figurare. Magari raccontami qualche dettaglio in più di questi appuntamenti importanti e se ci vuoi dare qualche anticipazione in generale sul tuo futuro. Ah, subito il Valle d'Aosta a partire dalla prossima settimana, che è un appuntamento internazionale dove l'anno scorso sono riuscito a tenere diversi piazzamenti. Quest'anno è un percorso molto duro e dopo già la prima tappa ci sarà un arrivo in salita che farà un po' da punto della situazione e vedremo un po' come andrà quella corsa lì, è sicuramente un appuntamento a cui teniamo tanto. Un podio in una bellissima classica che ha regalato degli ottimi albi d'oro, la Pessano Roncola, raccontami com'è stata la tua corsa. Ma diciamo che eravamo venuti qua per cercare di vincere con Luca Cavallo e diciamo che è andato tutto bene fino all'imbocca salita e eravamo già posizionati per cercare di tenerlo davanti, solo che ha avuto un problema meccanico e quindi ho cercato di tenere io duro per provare a fare il meglio possibile e quindi ci accontentiamo di un terzo posto che comunque per le mie possibilità in questo momento va più che bene. Hai detto in questo istante per le mie possibilità in questo momento, allora mi piacerebbe sapere come ti sta andando la stagione e cosa ci sarà nel tuo futuro. Diciamo che non è partita proprio bene la stagione, e ho avuto un po' di malanni e sono dovuto star fermo diverso tempo, però poi diciamo che ho ripreso bene, comunque ho già ottenuto due vittorie e due secondi posti, comunque diversi piazzamenti abbastanza importanti e adesso inizia a essere abbastanza in calo, quindi
era l'ultima gara prima di un periodo di stop, e quindi anche questo un po' mi ha tenuto motivato oggi per tenere dura fino all'arrivo. Un'altra grande giornata di sport, un'altra grande Pessano Roncola, una gara che è entrata davvero nell'immaginario ciclistico della nostra amata Italia, direi un grande successo anche questa volta. Sì, un grande successo, la gara è andata bene, devo ringraziare per questo tutte le squadre che hanno partecipato, devo ringraziare i miei collaboratori, le forze dell'ordine, gli enti pubblici, tutti quelli che ci hanno aiutato per far sì che questa manifestazione diventasse così bella e importante. Faccio anche un'altra domanda e ne approfitto per chiedere, voi come UC Pessano da tanti anni organizzate questa corsa, quali attività svolgete e quali sono i progetti, se ne avete, per l'anno prossimo? Perché se non vado errato sarà la 50ª edizione. Esatto, l'anno prossimo facciamo 50 anni di attività. E noi abbiamo due squadre, una squadra di giovanissimi e una squadra di esordienti. Sono tutti ragazzi in gamba, bravissimi, ci stanno dando parecchie soddisfazioni e quindi siamo molto soddisfatti. Speriamo che l'anno prossimo faremo altrettanto. Siamo con il sindaco di Roncola, Andrea Rota. Sindaco, una grandissima manifestazione, una tradizione che si rinnova negli anni. Il ciclismo è davvero un grande sport per promuovere il territorio. Certamente è un bello sport, anch'io sono un ciclista, faccio la Roncola spesso e volentieri, adesso magari, visto che ho preso questa carica, farò un po' di meno. Speriamo che l'anno prossimo ci sia ancora questa gara, e la gente c'è stata e vediamo. Il tempo è stato clemente quest'oggi, anche visto l'estate che è tarda ad arrivare, e vediamo. Magari anche una battuta su cos'è che fa il comune di Roncola in generale per lo sport, non solo per il ciclismo. In generale mi ha detto che appunto un neoeletto, immagino ci sia tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. L'entusiasmo e la voglia di fare c'è sicuramente. Essere neoeletti vuol dire prendere in mano i problemi e vedere quello che si può fare. Vedremo l'anno prossimo di riuscire a migliorare anche l'organizzazione della gara. E vedremo di cercare di migliorare anche lo sport dal punto di vista locale.